Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vianauta, a un nuovo episodio di questa serie di Stellaris. Sono sempre nella stessa sessione, ormai questo gioco mi sta prendendo in maniera incredibile. Penso di non aver mai giocato così, in maniera così febbricitante a questo gioco. Veramente, l'hanno migliorato tantissimo, quindi mi sto divertendo alacremente. Quindi mi scuso se magari mi avete fatto notare delle cose da fare diversamente, che nella campagna non l'ho fatto, ma non perché non vi ascolti, ma perché non vi ho potuto ascoltare, visto che sto giocando praticamente da ore in maniera di trafilata. Mi sto divertendo tantissimo, spero che lo stiate facendo anche voi e che magari mi stiate seguendo. E non sto parlando da solo all'etere qui nello spazio infinito, poi vedremo. Poi vedremo. Ok. Ma scusate, questo pianeta non ho detto che era interessante costruirci su? Adesso non vedono una chiappa? Diciamo, ma è poco fuori. Bah. Ok, mining your own business. Minding sarebbe fatti gli affari tuoi, mining non lo so. Trivella di fatti tuoi. profondo con una with a crevice, insomma, quindi dentro un cratere di sto grande asteroide 1SN, quello che sia. Abbiamo trovato qualcosa di sconcertante. C'è probabilmente qualcosa per scavare, mining gear, attaccato alla roccia, che sta scavando esso stesso all'interno della profonda vastità dell'asteroide e sta lì abbandonato, senza segnale di chi l'abbia messo lì. Se possiamo fermare la macchina, potremmo imparare qualcosa su questa tecnologia, ma dobbiamo insomma muoverci prima che tutto vada perduto. Quindi nuovo progetto a tempo, ti pigli dei minerali. Il progettino a tempo, dai. Quindi, situation log updated. Drill rampage. As one construction ships in orbit. Trap on the map. Sta qui. Quindi dobbiamo andare là. Questa quanto tempo ci metterà a costruirne almeno una di queste cose? Appena fatto, ce la portiamo di là. Facciamo la ricerca. Perfetto. Vieni qua. Muoviti. Abbiamo 250 giorni, speriamo di farcela. Se solo si muovesse. Abbiamo 200 giorni. Ahia. Il tempo è veramente tiranno. Guarda che giro che deve fare. Quanto tempo abbiamo? 150. Diciamo che nel momento in cui arriva là. Allora, fermo. Dov'è? Search project. Abbiamo questa nave, questo pianeta a un certo punto, quindi questo pianeta, ok, vabbè, ecco, scusate, quindi devo fare il survey di questo e di questo, che stanno all'interno di un'area di mio interesse, quindi andiamo a farli, questi tre, quest'altra, ok, siamo a un livello 3 adesso, vatti a fare questa, va. Ma nel momento in cui arriva lì su. Ah, ok, si può fare. Non abbiamo perso, abbiamo fatto proprio tipo per 2 mesi. Quindi abbiamo finito un progetto. Passiamo un attimo a velocità adesso. Progetto speciale completato. Siamo riusciti a fermare sto scavatore prima che si rompesse. Ed è un bel pezzo di macchinario. Con una superficie liscia coperta da diamanti addirittura.
A prima vista tutto il trapano, insomma, tutto sto coso sembra come un unico pezzo solido, ma è solamente messo così bene insieme che non puoi trovare, insomma, punti di raccordo. I nostri ingegneri saranno capaci di fare reverse engineering, quindi di studiare questa cosa per delle tecnologie. Ne abbiamo preso Deep Core Mining, più 20%. Ok. Questo devo fare Siege Station. Vorrei, ma non dove costruirla. Quindi tu torna qua. Divertiti. Ancora un'entrata nel raggio, quindi qua abbiamo finito un po'. Assist Research, Physics Lab. Andiamo questa, va. Mineral Storage, Space Torpedoes, livello 1, Reveal Resource, questo è fa. Vediamo questa, va. Per qualche ragione qualcuno ha spinto un asteroide dentro un'orbita stabile intorno a Foldora 2A. Quindi insomma i segni di questo sforzo con i motori delle tracce si possono ancora trovare sulla superficie, anche se da allora non sono, non funzionano più. Ah, ci sono proprio i motori lì, ok, e hanno anche insomma scavato l'asteroide per i minerali e l'hanno abbandonato subito dopo. Più 3, va bene. Quindi qua abbiamo trovato di roba. Stai fermo lì e non sei venuto a fare salvi qua. Okay. Construction complete. Ok. Il governatore è diventato più bravo. Andiamo qua sulla superficie, come va? Ah, qui abbiamo gente. Andiamo avanti qua. Andiamo avanti qua. Questo va sempre via. Dove scappano questi? Qui come va? Qui come va? Lì nascerà qualcuno, facciamolo un laboratorio. Questo è comodo. Mandato non è andato bene, dobbiamo fare delle stazioni di ricerca. Purtroppo non c'ho dove costruirle, che devo fare? Ah, ho beccato questo, manco l'ho visto, ne avrei potuto fare due. Vabbè, pazienza. Un altro Ruler. Parent Ruler c'ha Happiness più 10, Mountain Influence più 1, buona. Vediamo che tipo di mandato ci ha avuto lui. Nessuno, a quanto pare. Ah, non ce l'ha. Sempre quattro stazioni di ricerca, è un po'. Vabbè, due mo le possiamo fare qua. Ok. Tanto problemi di influenza noi che ne abbiamo, cioè, questo è all'interno del nostro spazio, sì? Spero che non ci freghino qua. Qua non ci devono fregare, vedi? Facciamo? Colonizziamo? A questo punto è piccolo, ma colonizziamo. Che vuoi fare? Siamo sempre da Seradon Prime. No, da Coro, scusate. E dove metto? Metto qua sulla ricerca. A due, fianco c'è energia e cose, sì. Ok, vai. Sempre uno spazio corto. Qui c'ho 5 navi, 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Tra un anno e qualcosa saranno pronte. Qui devo fare uno spazio corto, non c'ho i sorti. Va bene. Faccio 50 cristalli al mese, almeno, finalmente. Plus, ma. Di qua. Cercala. Strano che però comunque due linee abbiamo trovato e poi abbiamo dato tutti questi corpi strani qui. Posso provare a riandarci da quelle parti, ma è un casino.
Construction complete. Ma questo non ho fatto il survey. Vabbè. Eh sì. Ok, hanno trovato qualcosa intorno a una stazione orbitale, intorno a Marfark II. Quello che stavano loro ricercando rimane non chiaro, ma sembrerebbe che gli strumenti erano puntati verso il gigante di gas. Qui c'è una ricerca. Ricerca. Position low. Ah, nuovo. Tu. Dove sei? Boom. Sei tu. Sei quello da 5? No, sei quello da 3. Quello da 5 dove sta? Quello da 5 sta lì. Vabbè, finirà lì. E andrà proprio al posto giusto. Va bene. Perfetto. Cioè, ha trovato la mazza qui. Viene da abitabile intorno a un cavolo. Sì, ricerca 10% di rischio. Sta costruendo. Dai, allargati, prendimi questi due cosi. La miseria, porca. Dimmi di più 12, non male. Upgrade field. Questa potrei pure fare l'upgrade. System survey complete. Allora, questo si sta spostando, questo poi si può fare upgrade, mi sa che finito tutte queste cose mando a fare gli upgrade a sta gente. Beh, c'è morto uno scienziato a quanto pare. Questo costa di meno. Andiamo a research speed, military theory. Vediamo questo. Di là. Ok, vai. Critical failure, addirittura? Quindi... c'è morto tizio? Oh. Quindi sono dispersi, presumibilmente morti. Vediamo se tornano. Non so. Dobbiamo... eh sì, c'è morto. Dovremmo costruire un'altra nave da scienza. Questi si stanno spostando là. Ok, costruzione finita qua. Quindi andiamoci a fase 2. Questo punto, questo pianeta qua, lo spazio porto, ci mancano sempre i sorti, il prossimo mese ce l'avremo, ok, facciamolo. Non so se fa la nuova nave di ricerca effettivamente. Questo è uno qua, questo è morto, è andato per disperso, che coglione. Ho trovato qualcosa finalmente. Facciamo corvetta. Beh, quindi a questo punto una ricerca facciamo qua. Costa molto di più, però niente. Non serve più una mazza perché abbiamo scansionato praticamente tutto. La roba che ci interessa qua turno turno, però. C'è tutto questo settore qua. Ci eravamo bloccati, chissà che è successo nel frattempo. Allora, ma abbiamo sta nave. Sta andando lì, perfetto. Questa che è senza scienziato, recruit. Anomaly research speed 35%. Research speed. Vai.
questo. Non lo mandiamo questo. Vediamo qua se ci possiamo. Io qua non mi sono spinto perché sta vicino a sto tizio, è inutile. Colonization in progress. Ok, la colonizzazione è cominciata, grande. Oh, le fazioni. Ah, questo è il 50% adesso. Quindi è andata meglio. Mind over matter, quindi questo è il perk che proverò a prendere. Unload the ground. Non so cosa significhi questa cosa. Dovrete cambiare attivo di governo, ma non penso che... Reform government, ecco qua. 250, oligarchico, dittatoriale. Non so cosa significhi per loro cambiare tipo di governo, quindi cambiare una cosa di queste. Vabbè, tipo toglie qualcosa, vedete, così, e poi piglia un'altra cosa, però... C'è una cosa spirituale? Research complete. Construction complete. Mining guilds, cutthroat politics. Special project complete. Ok, abbiamo finito un altro progetto. Salve un attimo, cosa. Meritocrazia, police state, environment, free haven. No, cutthroat, shadow council. Election influence cost meno 50%, mining guilds, empire minerals production più 10%, parliamentary system, questo dà più influenza alle fazioni, imperial cult, cost, beacon of liberty, monthly unit più 15%. Exalted priesthood, forse vogliono qualcosa del genere questi. Che dice c'è qualche forma di spiritualismo, ce l'abbiamo, abbiamo un'autorità oligarchica, quindi vorrebbe una cosa del genere, quindi dovrei prima diventare oligarchico e poi prendere, ok, che stavamo, Exalted Priesthood, e questo darebbe a loro una contemporanea, non lo so, cioè ho il terrore di far prove del genere. Vediamo un po'. Archaeological project completed. An analysis of the recent orbital wreckage discovered above has yielded few answers. Quindi alcune risposte da della roba dei residui trovati su Marfark II. Abbiamo dell'idea che di cosa stessero studiando gli scienziati. Abbiamo recuperato i diari che facevano riferimento a qualche oggetto artificiale che floating deep inside the gas giants crashing down, quindi stava galleggiando all'interno dell'atmosfera del gigante gassoso. Quindi non abbiamo trovato tracce di questi oggetti, anche se abbiamo ripetuto la scansione più volte dell'atmosfera. Quindi o loro sono riusciti a riprendere qualcuno o qualcun altro insomma l'ha ripresa da dentro a queste macerie. Va bene, quindi la nave scientifica adesso si sta grattando, questa con il nostro super boss qua. Questo è Starbice, continuiamo. Survey, no, aspettate, survey, survey e survey per il momento. Era suonato il timer per caso? No, manca pochissimo, quindi non so, ancora il timer. Construction ship, dove sei? Sei qua sotto, qui non entra. Qui è entrata un po' di energia, due. Qui non c'è una benemata. Questa? No. Mi faccio sempre fregare che sembra che questi stiano qua, invece stanno dall'altra parte. Quindi l'unica cosa che posso costruire con questa è qui. Due crediti. Vabbè. Poi magari, non so, qualche altro outpost a sto punto. Questa è ancora lontana.
Altra ricerca, è finito il tempo. Allora, questo sblocca l'osservatorio, però primitivi non ne abbiamo trovati, sinceramente. Automatic exploration, questo che fa esplorare loro. Fusion reactor. Però questo è l'osservatorio, un po', come dire, rara come cosa. Quindi magari prendiamola. Ah, è un modulo della nave. In verità io volevo pure aggiornare le navi, mi sono dimenticato di fare questa cosa. Siamo a 19, ne mancherebbe un'altra. Facciamola. Ah no, sta già facendo 20, perdon. Qui stiamo facendo ancora lo spazioporto, magari completiamolo. Vediamo se possiamo... La superficie qui sta ancora costruendo... Qua. Qua, qua, qua. Wow. Converrebbe spostarsi sulla fisica. Spendo un po', però... Questo sta a 20, di fatto. Ti va molto bene così. Magari liberiamo pure questo. Vediamo qui. Come va? Questo possiamo aumentare, grandi. Poi potremmo aumentare pure gli altri. Qua stiamo ancora colonizzando. Lo spazioporto è quasi andato. Perfettissimo. Facciamo pannelli solari così via un po' di energia. Superficie. Ricerca completata. Civic slots più uno. Quindi adesso potremmo riformare il governo e prendere una cosa in più. Una in più qua, ma abbiamo tanto spazio già. Risorse, naval capacity più 10%, che non mi dispiacerebbe. Prendiamo questa. Avere più navi, abbiamo poco pianeta, quindi avere più navi non sarebbe male. Ma non è suonato, sì. Perché fine mi sa che l'ho bloccato, si è suonato. Va bene, va bene. Quindi salita a 22 e salirebbe ancora alla fine di quella cosa. Quindi aumentiamo un po' la velocità. Di una e due, perfetto, quindi andiamo avanti. Reveal resource, è stata fatta. Afterburns, mining network 3, questa sarebbe buona. Engineering facility 2. Miner processing plant 2. Miner silo 2. Mining network 3. Mm-hmm. Prende questo deep core mining, ecco, questa è quella che in uno degli eventi ci aveva dato il 20% di sta ricerca, quindi la andiamo a fare. E science ship upgrade available, ok, questa serve upgradare. Ah, perché quella è nuova, questa sta costruendo, quindi vabbè. E questo che gli facciamo fare, che cos'è? Dove sei? Nello spazio sperso, quindi proviamo a fare un salve qui. Ok. Vabbè, dove posso andare a costruire questa nave una volta finito qua? Non si è aperta nessuna parte. Ogni volta dico, che bello invece. Che miseria, che sfiga, se andate a pigliare un pianeta. Eccolo là. Dov'è? Dov'è? Yeah, questa zona è micidiale, eh. No, dispersa, cazzo. Perché devo andare a fare un po' di pulizia dentro a questi posti, perché sennò qua non ci riusciamo più a spostare praticamente. Adesso dovrei fare uno spazio, un outpost qui, allargarmi. Qui, ah, finalmente, tra un po' ci dovremmo arrivare. E qui non serve, magari qui. Però è un posto, quindi qua forse avrebbe più senso riuscire a mettere insieme queste.
Questo non so tra quanto tempo dovrebbe rientrare. Ah, aspettiamo che rientri questa, vediamo se... Vediamo un po' sui pianeti, surface. Qui pure potremmo cambiare un po', metterci su fisico. Un po'. Qua perché non posso? Mi servono i soldi? Wow. Mesi. Ah, ci vogliono 10 popolazioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Colonia stabilita. Spaceport. Area di sorti. Governatore. Andiamo in un altro, va? Food più 10. Fermi. Allora, tutto fa questa ricerca, sì. 10% di cibo in più. The experience gain. Ok, questo è più giovane. Vai, governatore. Spaceport. Lo facciamo. Surface. Wow. Nato lì. Facciamo cambio, va. Di qua. Build. Questa. Perdiamo uno di minerale? Ma sì, chi se ne frega. No, 59 al mese. Vabbè, diciamo che posso chiudere questo episodio, altrimenti va a finire che dura tipo 2 ore di filato. Comunque, a me la campagna sta piacendo. Spero stia piacendo pure a voi. Fatemelo sapere nei commenti. Lasciate un mi piace se il video vi sta piacendo. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nel prossimo episodio.